Di cosa? La prima o la seconda? No, cioè, ricordiamo un'iniziativa della radio che è importante. Sì. Questa cos'è? Il 25, Il 26 giugno. 26. Ecco, io ricordo che appunto perché è l'iniziativa della radio, il 26 giugno c'è il Giro dei Motorati, la partenza è come sempre a Castelfranco e poi c'è il ritrovo a Nove, nel parco di Nove. Invito gli ascoltatori a parteciparvi perché è un'iniziativa ottima e soprattutto c'è la possibilità di stare assieme a molte persone e di discutere di tematiche, visto che alcune tematiche sono sempre più silenziate, tipo il referendum, di questa radio che è stata impegnata molto nel far capire cosa stava parlando, discutendo, è giusto che le persone che hanno una sensibilità verso la realtà pubblica che esista abbiano la possibilità di incontrarsi. Perciò il 20, domenica 26, appunto, per chi non ha la moto, si può trovare alle ore 13 al parco di Nove, insomma, dove c'è anche il laghetto. Questo era per ricordare una cosa, c'è da ricordare appunto l'8 per 1000, visto che siamo in fase di creazione dei redditi, che è un'altra campagna importante, soprattutto che dopo il fallimento del referendum. È importante anche per chi ha ancora una sensibilità verso le intrusioni manifestare il suo dissenso, il suo disgusto, destinando non l'8 per 1000, non la Chiesa Cattolica, ma lo Stato. Questo è solo l'inciso, fai pure. E Bene, parliamo degli argomenti adesso nostri. argomenti nostri, allora, due cose sono importanti e fondamentali. La prima è il congresso del Vucer che si è tenuto ad Aversa. Come da abbondante documentazione fotografica e da un video CD che sarà pronto in tempi brevi, la delegazione italiana è stata al congresso del Vucer di Aversa, l'ottavo congresso mondiale delle regioni etniche. E ha fatto la sua parte, cioè, nel senso che è stato stilato, tanto per accennare subito alla fine del discorso, un documento su cui si va a chiedere il rispetto e il diritto delle religioni che vengono chiamate dai paesi nordici etniche. In Italia il termine etnico ha un altro valore, ma anche di questo abbiamo parlato durante il congresso, dopo magari ve lo dirò. E il rispetto di queste religioni e il diritto di manifestare il loro pensiero, di svilupparlo. E naturalmente, essendo un congresso che rispecchiava tante realtà, come sono quelle europee, americane, indiane e di altri paesi. Ogni paese, naturalmente, ogni delegazione aveva le sue esigenze specifiche, anche perché in ogni paese un termine assume valenza e assume connotazione diversa da un altro paese, per cui chiaramente anche là si trattava di mettersi d'accordo sull'uso dei termini, anche perché portare a casa quel documento per alcuni paesi magari era positivo, per altri paesi, se non si era molto attenti, poteva invece creare dei problemi. Per cui chiaramente il dibattito, non vi dico come è andato, perché è stato di un intensissimo. E io naturalmente ringrazio mia figlia che conosce molto bene l'inglese, che ci ha assistito traducendoci passo per passo in contemporanea. Non so come abbia fatto a resistere in realtà. E siamo riusciti a portare a casa un documento che a nostro avviso è sottoscrivibile, nel senso che chiede il rispetto di tutte le, di tutti i gruppi pagani e chiede anche una, non dico una persecuzione, ma un'attenzione per tutte quelle attività dei media, di cui spesso noi troviamo anche sui giornali, che sono diffamatorie nei confronti dei pagani. E sappiamo benissimo che sono orchestrate dall'organizzazione criminale chiamata Chiesa Cattolica. Se dopo qualche cattolico vuole denunciare anche me, oltre a Abdel Smith, perché io definisco la Chiesa Cattolica un'organizzazione criminale, faccia pure. D'altronde la magistratura sta già procedendo nei confronti di alcuni cattolici per la loro attività criminale, per cui non ho assolutamente problemi di questo tipo, visto che Abdel Smith è stato condannato a 6 mesi di reclusione qui a Padova per aver detto che la Chiesa Cattolica è un'organizzazione criminale. So benissimo che esistono tutta una serie di variabili all'interno dei procedimenti penali, lo so perfettamente. So perfettamente che io non sono Abdel Smith, questo lo so perfettamente, e ci sono tante variabili che intercorrono, cioè non basta che
fare una singola affermazione per essere automaticamente condannati, bisogna che l'affermazione avvenga all'interno di un contesto. E noi abbiamo sufficiente documentazione per dimostrare che la Chiesa Cattolica è un'associazione a delinquere, un'associazione a delinquere che può continuare a delinquere quotidianamente grazie al concordato, ma il concordato prevederebbe che questo suo delinquere fosse relativo alla sua manifestazione di fede e non venisse calato nel sistema sociale. Faccio un esempio: la denuncia di Antinori contro i preti che hanno partecipato alla campagna referendaria. Vero Francesco? Cioè, e ci sono tanti aspetti per definire la Chiesa Cattolica un'organizzazione criminale, moltissimi, milioni di aspetti. Chiaramente poi dipende anche da chi lo dice o perché lo dice, quali sono i suoi intenti per dirlo. Dopodiché ogni magistrato decide per i fatti suoi. Sì, ma poi se il fatto di Adam Smith è un fatto secondario, in quanto Adam Smith sarà sicuramente abile in campo teologico della storia biblica, ma sul fatto dello scontro con il pensiero concreto, immediato o applicato è una cosa più difficile. Sì, ma il suo problema teologico. Lui è un monoteista, sì. Un compagno, cioè, mentre noi siamo tutta un'altra cosa, cioè oltretutto obbediamo a principi morali, etici e sociali che sono quelli della nostra Costituzione, della Costituzione europea, a proposito, fra virgolette, noi siamo favorevoli alla Costituzione europea, tanto per essere chiari, mentre noi obbediamo a questi principi, Adam Smith non si sa bene a che principi lui si adegui, cioè noi riteniamo che molte azioni della Chiesa Cattolica siano eversive nei confronti del dettato costituzionale, e chiaramente la Chiesa Cattolica adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, però non credo che il macellaio di Sodoma e Gomorra sia un Dio diverso da quello che adora Adam Smith. Sì, ma infatti, esempio, se voi pensate ad esempio al discorso di Adam Smith, ha scritto un libro che si chiama Un Dio mai crocifisso, in cui demolisce la panzana della crocifissione, e su quel testo nessun cattolico ha trovato da ridire, in quanto l'analisi storica è talmente inconfutabile, incontestabile e non può subire nessuna contestazione, che hanno preferito glissare, sorpassare, superare il problema ed affrontarlo su altre cose. Certo che se lui fosse stato più attento nel seguire le attività anche in anni recenti della Chiesa Cattolica, le sue affermazioni avrebbero trovato una documentazione maggiore. Però siccome io ho memoria storica, io ricordo perfettamente una sentenza della Corte d'Assise di Venezia in cui si diceva che, se volete vi dico anche i condannati, sono quel criminale di Faraon, visto che è anche in ascolto, e quel criminale di Gomiero. Guarda caso quelli dell'Aris e quelli del Gris. Tanto per essere incisi, il Corte d'Assise di Venezia assolse Faraon dalle accuse di diffamazione rispetto a un'altra confessione religiosa. Pertanto il Gazzettino di Venezia titolò: per questioni religiose si può insultare. Cioè, e questo fu il primo. In appello, naturalmente la sentenza andò in appello, e la Corte d'Appello a Venezia dice: ecco il cavolo, non si può assolutamente insultare le persone. Pertanto la Corte d'Appello condannò Faraone e Gomiero, e la Corte di Cassazione confermò, non solo confermò la condanna, accettò la prescrizione, perché il reato in sé viene condannato a livelli minimi, per cui dopo tanti anni di procedimenti penali chiaramente decade la condanna perché va in prescrizione, però fece una sentenza estremamente articolata sulle relazioni che ci sono fra individui religiosi, per cui fu molto attenta la Corte di Cassazione. Chiaramente la prima sentenza della Corte d'Assise di Venezia dette un risultato che in quel momento agì in un certo modo e in una certa situazione. Fu in quel momento che la Corte d'Assise, l'Assise d'Appello fu sbugiardata dalla Corte d'Appello. Ora, questa si tratta della prima sentenza. La prima sentenza
la prima sentenza dà delle indicazioni che sono fatte da un magistrato territoriale, ma la prima sentenza è poco significativa rispetto a quello che è il giudizio, perché il giudizio, Francesco, mi puoi chiudere la porta eventualmente se non c'è necessità, perché il giudizio definitivo viene dato dalla Corte di Cassazione, cioè la Corte di Cassazione che va ad emettere anche la lettura della legge, cioè la sentenza che viene fatta, la quale va a decidere come la legge viene applicata e viene determinata. La Corte di Cassazione naturalmente si occupa del singolo caso, del caso specifico, non si occupa di tutti i casi in generale, a meno che non si riunisca a Camere riunite, allora dà una corretta interpretazione delle leggi, ma non credo che sia questo il caso. Comunque, per tornare a quello che è il congresso di Anversa, appunto si è chiesto ufficialmente alle autorità di essere attente alle religioni etniche e di garantire alle religioni etniche lo stesso spazio di diffusione del pensiero che viene garantito a chiunque. Né più né meno, cioè non è che vogliamo il telegiornale in prima serata, vogliamo soltanto avere quelli che sono i mezzi normali, i mezzi civili per diffondere il nostro pensiero, mezzi normali e mezzi civili che le organizzazioni criminali cattoliche attraverso le organizzazioni mafiose del territorio impediscono alle persone di usare e di esercitare. Dico organizzazioni criminali cattoliche che attraverso l'attività mafiosa impediscono alle persone di manifestare compiutamente il loro pensiero religioso. Se questo qualcuno può dire ma io ti denuncio, beh, sappiate che ci sono tutta una serie di esposti che nel corso del tempo sono stati fatti alle procure della Repubblica di varie parti d'Italia, ne ho fatti uno a Bologna, un altro a Venezia, un altro la procura di Padova, un altro esposto l'ho fatto alla procura di Treviso, che testimoniano e viene denunciata proprio l'attività di terrorismo mafioso esercitata dalla Chiesa Cattolica nel territorio con finalità di eversione dell'ordine costituito. Che poi i magistrati intervengono o non intervengono, questi sono affari, cioè non è che siano affari loro, sono affari della collettività veramente, però è una responsabilità in più che si accollano, tanto per essere chiari e limpidi. E il congresso ha proprio voluto sottolineare questo aspetto, perché se è vero che noi in Italia abbiamo problemi con i cattolici, è altrettanto vero che i francesi hanno i problemi con i cattolici, i greci hanno i problemi con gli ortodossi, i fiamminghi hanno altri problemi ancora con una stampa deleteria, abbiamo anche noi problemi con la stampa deleteria, e i lituani, i lettoni hanno altri problemi sempre con organizzazioni cristiane, i lituani lo stesso. E in Inghilterra la stessa cosa, cioè praticamente ci troviamo in tutta Europa, in India non ne parliamo perché là le organizzazioni indù sono bastonate da altre organizzazioni indù, oltre che essere bastonate da musulmani e cristiani, per cui là neanche ne parliamo, non ne parliamo neanche dei problemi dei Sikh, che sono problemi pesantissimi che hanno un po' in giro, poi magari vengono utilizzati in Italia, come abbiamo dovuto spiegare anche al rappresentante, per dare addosso ai pagani, per cui la situazione mondiale è sono difficoltà di manifestare il pensiero. E perché c'è difficoltà a manifestare il pensiero? Perché nelle società moderne il pensiero monoteista è inadeguato, pertanto siamo nei grandi casini. Beh, sì. Il monoteismo si è inadeguato soltanto da adesso, è da sempre che è inadeguato, cioè da quando è comparso, difatti è sempre basato sul costo dell'obbedienza, della sottomissione, sull'imposizione, sul peccato, sui tabù, sui divieti, ed è una caratteristica di tutti quanti i monoteismi, proprio perché in realtà l'unica roba che ha il loro scopo è quella della sottomissione ed è un Dio unico che avrebbe creato il mondo. Perciò il monoteismo non ha neanche possibilità in 2000 anni di accumulare conoscenze o informazioni per essere diverso da quello che è sempre stato. Il congresso è cominciato innanzitutto con l'apertura, un breve discorso di Stefano. Stefano lo avete sentito anche qui in radio, e si è assunto la presidenza del gruppo Traditi e si è fatto un bel mazzo, veramente. Logge, Conrad
è quello che ha fatto il lavoro più grosso dal punto di vista del pensiero, però è Stefan che si è fatto una barca di lavoro organizzativo incredibile. Oltretutto hanno assicurato i viaggi a tutti, hanno assicurato i trasporti dall'aeroporto all'albergo, hanno prenotato gli alberghi. Ma posso dire una cosa ai commercianti? Per esperienza del Belgio, sapete cosa mi è successo in Belgio? Che quando su un cartellone che mi sedevo in piazza, non so, tipo in piazza d'Anversa, cioè piazza principale, tipo piazza San Marco, adesso non so, nelle altre città, no? O anche a Bruges, in piazza centrale, c'era scritto birra 2 euro. Beh, io bevevo una birra buona e la pagavo 2 euro. Non c'era 2 euro più il servizio, più il coperto, più la musica, tipo quello che viene a Venezia, più la vista sulla cattedrale, e vi assicuro che la cattedrale deve essere molto bella fra le altre cose, cioè erano 2 euro, e questo è un messaggio per tutti i commercianti che piangono gli albergatori di Jesolo. Fate un po' voi, io ve lo dico, dopo dite voi. Il primo discorso è stato Michel Simiska, tenuto. Michel Skrzymiska, che ringrazia, oltretutto ci ha appena scritto un'email, ringrazia sia Francesco che Ferdinando. Dovete sapere, Francesco ha portato un paio di vino, di bottiglie di vino a casa di Ferdinando. Ferdinando se le ha portate su in Belgio, era buono, molto buono, una ce siamo bevuta e l'altra l'abbiamo regalata. Per cui fate un po' voi. Skrzymiska è uno studioso di religioni, sarebbe quello che in Italia vuole farsi passare tale Introvigne, però se Introvigne è a livello 1, Skrzymiska è a livello 35, tanto per dire che Introvigne in fondo è 0, cioè una caccoletta, ecco. Sì, cerca di farsi pagare, cerca di farsi passare, però è niente, non ha dignità morale, non ha addirittura morale. Loro si definiscono studiosi di movimenti religiosi alternativi, perciò già è una qualifica che si danno. Skrzymiska invece è uno studioso di religioni che vive, cioè cerca di cogliere quello che è lo spirito delle religioni, e partecipa a molti convegni del VCER e li ha organizzati, ha partecipato in maniera molto attiva, e quello che lui, il tema che aveva trattato era quali sono le categorie richieste per il riconoscimento delle religioni da parte dello Stato. E anche questo, che è stato il primo capitolo, è stato praticamente quasi snobbato. Perché? Perché in realtà si è scoperto che in nessun paese, Italia compresa, non esistono delle categorie per essere riconosciute dallo Stato. Cioè, lo Stato in realtà in Italia è tenuto alla protezione di qualsiasi gruppo religioso. Cioè qualsiasi gruppo religioso ha lo stesso valore della Chiesa Cattolica. Questo per la nostra Costituzione. Cos'è che interviene? Interviene la mafia. E là il discorso è un po' più complesso. Cioè praticamente noi veniamo fuori da una situazione dove la Chiesa Cattolica è una religione di Stato. E naturalmente questo è stato rimosso. Però non è stato rimosso ancora nelle teste delle persone. Vi do un esempio. L'articolo di ieri sul Gazzettino a proposito di Abel Smith. Se lo leggete, a un certo punto, io vado a memoria perché qui non ce l'ho, a un certo punto dice: l'ultima sentenza della Corte Cassazione a proposito dell'articolo 403 del Codice Penale ha spostato leggermente la situazione dalla regione di Stato ai culti ammessi, cioè ha equiparato i culti ammessi alla regione di Stato. Beh, soltanto un idiota, cioè un giornalista idiota del Gazzettino che vuole fare disinformazione fa questa affermazione, perché da una serie di sentenze, fra cui quelle importanti del 1997, che la Corte Costituzionale ha detto che la religione cattolica non è una religione di Stato, e che la dicitura religione di Stato è una dicitura che purtroppo resta, ma sta a indicare solo ciò che fu una religione di Stato. Però, sai, siccome la conoscenza non è il forte dei giornalisti del Gazzettino, purtroppo siamo a livello becero, per cui abbiamo queste affermazioni. E siamo scoperto che in nessun paese esistono parametri per essere riconosciuto come regione di Stato. Beh, mi sembra anche normale, insomma. Ma è un macello, perché viene lasciata la soggettività delle persone. Cioè, le persone al governo... o forse ho verificato io i termini, cioè non esiste nessun parametro per essere riconosciuti dallo Stato, non per regione di Stato, per essere riconosciuti dallo Stato. Per cui una regione, un gruppo religioso può manifestare se stesso, però a un certo punto non ha gli stessi diritti di chi magari viene riconosciuto dallo Stato, cioè con cui lo Stato fa il concordato.
per cui praticamente ne viene svantaggiato sotto vari aspetti. E la discussione è stata abbastanza forte se bisognava chiedere che venissero fatti dei parametri o chiedere che non venissero fatti dei parametri. E là la discussione è rimasta aperta ed è stata molto, molto vivace. E l'unica cosa che non gli abbiamo detto è che in Italia c'è in discussione una legge del genere che viene boicottata pesantemente dalla Lega, perché sappiamo esattamente perché, non per ciò che la Lega dice. Purtroppo quando la Lega parla guardatevi sempre cosa c'è dietro. Poi c'è stato un altro discorso, un altro intervento di Cora Logge. La lotta contro la secolarizzazione, il rifiuto della supremazia ideologico-socio-economica, la separazione di Chiesa e Stato è una buona situazione o dovrebbe esserci influenza, consiglio dalle religioni, consiglio dalle religioni nei confronti della politica? E qua è stata una discussione abbastanza feroce. Cioè, deve la religione influire sullo Stato o non deve la religione influire sullo Stato? Non vi dico cosa è venuto fuori, perché in effetti gli abbiamo fatto notare a Micologia e altri che in Italia già c'è, i cattolici influiscono sullo Stato. È un Stato teocratico l'Italia. Cioè, c'è, non c'è necessario discuterlo su questo. E naturalmente c'è stata una discussione abbastanza accesa, abbastanza dura. Poi il giorno dopo siamo andati avanti con la resistenza contro la globalizzazione, l'indifferenziazione, scomparsa delle trincità, linguaggi, culture, un ordine globale sempre più grande ed egualitario. Questo egualitario, c'è stata una levata di scudi, perché in realtà il termine egualitario usato da che avrebbe dovuto usare Trecunas, sarebbe stata la reazione di Trecunas, lui intendeva l'appiattimento, cioè il pensiero unico, esatto, cioè, la distruzione della diversità. Però egualitario ha anche degli altri significati. Sì. E là, anche là c'è stato un po' di maretta, cioè, no, è stata una discussione abbastanza vivace, no? Anche perché i tedeschi erano molto presenti, i greci erano molto presenti, anche i danesi, fatalità, i danesi che sono usciti dal WCR 2 anni fa, sono stati riconosciuti come regione, e erano invece quest'anno erano presenti. E poi c'è stato, vabbè, noi che eravamo, però insomma erano tutti molto attenti a quello che si diceva. Un po' superficiale secondo me la ragazza Sikh, però è una cosa un po' particolare. Si tratta di, vediamo un attimo, eccolo qua, Jessica Kaur Singh è una Singh australiana, e lei vive l'Italia o l'Europa dalla prospettiva australiana. E questo è una cosa abbastanza diversa, perché in realtà lei ci ha chiesto anche di organizzare un congresso delle regioni etniche in Italia, perché gli abbiamo fatto presente la situazione italiana e era incredula, quasi sconvolta. Diceva: io come Sikh, io sono stata anche in Vaticano e sono stata ricevuta, ho parlato di religione. Fa sì. Allora abbiamo dovuto spiegargli all'amica Jessie: sì, ti hanno utilizzata contro i pagani. Cioè, non c'è questa percezione da parte di ottiche esterne, no? Che il Vaticano, che i cattolici utilizzano una religione contro un'altra per ciò che gli serve. Sì. E è rimasta un po' sconvolta e un po' contrariata, ma penso che ci rifletterà un bel po', perché Jessie ha una funzione particolare, nel senso che lei nella sua scuola sarebbe la referente morale dei Sikh. Cioè, nelle scuole anglosassoni ci sono delle persone, no? Cattolici, varie religioni, che fanno da referenti morali per gli studenti. Lei praticamente avrebbe anche questo ruolo all'interno della scuola in cui insegna, per cui ha una prospettiva molto particolare, diciamo, in questo senso. E lei ha parlato del discorso del ruolo delle donne, e anche là c'è stato un po' di scontro, fra le altre cose anche con la Manuela, perché in effetti è vero che noi non vogliamo la discriminazione delle donne, ma non vogliamo neanche fare delle battaglie che sono già state superate, cioè nel senso che
è giusta la libertà delle donne, ma è giusta la libertà di tutti, cioè è giusta la libertà delle persone, cioè delle persone come insieme. E anche questo gli era abbastanza difficile, ho visto, ma penso che dipenda molto sia dall'impostazione Sikh che ha, sia dall'impostazione australiana. Questo. Sì, beh, poi sai, la realtà australiana dal punto di vista moralistico, la visione, diciamo, anglosassone moralistica portata dalla Chiesa anglicana ha un po' impattato nelle tutte le psicologie del paese, perciò anche lei risente un attimino della visione morale proprio dell'ambito anglosassone. Questo è stato un altro intervento. Poi il tutto si è concluso con un altro intervento ancora, che era rivendicare gli antichi luoghi di culto, cosa è possibile, cosa è necessario. Rivendicare gli antichi luoghi di culto, cosa è possibile e cosa è necessario. E anche qui c'è stato un certo dibattito abbastanza forte, perché in effetti noi ciò che non vogliamo è noi non vogliamo buttare giù le chiese cattoliche. Noi sappiamo che le chiese cattoliche ci hanno fregato, ci hanno portato via immensi quantità di tesori delle antiche religioni, questo lo sappiamo. Però d'altronde non le vogliamo buttare giù, cioè è una testimonianza di una realtà che deve rimanere, almeno per quanto riguarda se non altro l'arte, insomma. Sì, beh, a parte che insomma, noi non siamo certo iconoclasti come monoteisti. Il problema è un altro, però. Il problema era che è stato posto da varie persone, era che con la scusa della protezione dei siti archeologici, con difficoltà veniva concessa l'autorizzazione a fare dei riti sugli antichi siti. Ecco, più che altro non è tanto che si vuole riprendersi le colonne, tipo, non so, io ho visto delle bellissime colonne del tempio di Giove Feretrio a San Leo, la chiesa di San Leo. Cioè, non è che voglio portarmi via le colonne e buttare giù la chiesa, questo è chiaro, deve essere chiaro. Ciò che a me interessa è una certa elasticità nel concedere i permessi di poter fare i riti in quelli che furono antichi siti pagani, naturalmente con tutte le attenzioni del caso. In realtà a questo, per esempio, non è che si sono opposti, si sono astenuti su questo punto i tedeschi, perché loro dicono: in Germania noi avevamo degli antichi siti, però sono andati dentro con la scusa dei falliti e hanno fatto dei bei vandali. Per cui loro vedevano con molta difficoltà, diciamo così, l'accoglimento di questo. Però è chiaro che le cose ci vogliono sempre una mediazione, cioè devono crescere un po' alla volta. Esempio, il caso di Stonehenge, esempio, è un classico in cui i gruppi druidici organizzati, storici, che hanno tutta una serie di garanzie, di storicità, di organizzazione, di rapporti con le autorità, riescono ad entrare a Stonehenge e la gente che si va lì per caso, la polizia la tiene lontana. Cioè, perciò è anche un problema se devi lasciare un discorso al caso, o disorganizzato o su un discorso organizzato. Tieni presente che il rito del primo giorno, siamo arrivati, la prima sera abbiamo tenuto il rito. Abbiamo tenuto il rito e io al rito ho letto l'inno al fuoco, in estate, che oltretutto ha fatto anche colpo, nel senso che alcune persone sono venute a chiedermi il testo dell'inno, specialmente gli inglesi. Alcune fotografie non dovrei fartele vedere, però, Francesco, perché sono cose che tu non dovresti vedere. Perché Francesco non dovrebbe vedere certe cose? Perché Francesco certe cose lo solleticano. Per esempio, le faccio vedere Ah beh, adesso. Beltane, quello, sai quante volte l'ho fatta a Beltane così? Cioè, Ecco. insomma, nel senso che non è che mi sono lei, cioè, nel senso che l'ho fatta decine di volte, perciò non è un problema. Ma questo era un gruppo, vi sto parlando del rito della sera, in cui era fatto da varie cose, Sì, cioè è l'albero di maggio c'era praticamente. l'aspetto sia religioso assoluto, sia l'aspetto semi-religioso e folcloristico, cioè perché traditi il gruppo dei fiamminghi usano molto sia l'aspetto religioso, sia lo mettono insieme ad alcune tradizioni Beh, ad medievali. esempio, quello esempio viene fatto anche ancora in Sicilia, è una danza folcloristica Glielo siciliana, anche abbiamo quella. detto anche noi, glielo abbiamo detto anche noi, tu non ci crederai, ma glielo abbiamo detto.
Sì, questo più la danza delle spade che ci hanno fatto, è stata anche una roba molto bella. Io ho le fotografie, e nel CD che ti do dopo, sì, Francesco, sì, ci sono le fotografie di Michael, perché la danza delle spade finisce con tutte le spade intrecciate, per cui viene fuori praticamente una stemma. Allora, siccome piace molto ai cristiani pensare che i pagani facciano sacrifici umani, allora anche noi abbiamo voluto fare un sacrificio umano e abbiamo chiesto un volontario. Il volontario era Michael, il quale ha messo la testa dentro il cerchio delle spade, gli è stato messo, cioè questa figura che è stata costruita al collo, no? E dopo contemporaneamente tutti hanno sfilato la spada. Naturalmente erano spade da scena, erano spade da sceneggiata, non erano spade affilate, e insomma era una messa in scena, però è stato molto molto divertente, ecco, la cosa in sé. Un altro rito, i pagani fiamminghi lo hanno tenuto venerdì sera per favorire quello che è stato dopo la riunione dei gruppi Asatru dei Paesi Bassi. Ecco, questo è tutto. Una cosa posso dire una cosa, sì, una cosetta ancora. Io ho visto, voi non ci crederete, ma sapete cosa ho visto ad Anversa? Ho visto la prima edizione del Malleus Maleficarum, perché ad Anversa c'era un'antica stamperia che fece concorrenza in tutta Europa dei grandi stampatori, e naturalmente stamparono la cosa. Ho visto la prima edizione del Malleus Maleficarum. Beh, ad Anversa c'era anche, mi sembra, se non sbaglio, la bilancia delle streghe da quelle parti, nei Paesi Bassi o in Belgio addirittura. Non l'ho vista questa. E ho visto anche la prima edizione di quell'incredibile libro, che ho capito anche cosa ha scompaginato, che è l'enciclopedia di Diderot, che praticamente quell'enciclopedia ha distrutto praticamente le gilde, cioè ha rivelato tutti i segreti dei mestieri, per cui ogni persona media poteva farsi gli oggetti e fare i mestieri alla faccia delle gilde. E fu una grande rivoluzione illuminista anche questa, sì, perché praticamente prima cosa succedeva? Che le gilde e le associazioni degli arti dei mestieri avevano i segreti di bottega, e il ragazzo andava là, dopo 20 anni forse qualcosa imparava, perché non erano molto generosi, diciamo così. E quando è venuta fuori l'enciclopedia di Diderot, il sapere lo ha sparso. Naturalmente chi aveva un minimo di abilità poteva, dalle fotografie, farsi gli oggetti che gli servivano. Per cui l'enciclopedia di Diderot chiaramente ha fatto sparire molti segreti che avevano le varie botteghe di artigiani. Cioccolata! C'era cioccolata da tutte le parti. E buona anche. Francesco, bene? Ho detto tutto. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Vi assicuro, guarda, che noi abbiamo fatto la nostra parte. E l'abbiamo fatta anche abbastanza bene, tutto sommato, sì. Cioè abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, naturalmente, non è che abbiamo fatto niente di più. Allora, voi avete sentito la trasmissione scorsa, che in trasmissione erano intervenute alcune persone qui in radio dal congresso del VCR, vero? Sì. Allora, vediamo un attimo, io adesso metto via questo e vi dico cosa hanno detto quelle persone. Vediamo un attimino, perché bisogna anche trovarlo. Vediamo un attimo. Dove diavolo l'ho messo, dove diavolo l'ho infilato, chi lo sa. Sì, perché questi contenitori sono perfetti, sono ottimi, però quando non trovi più una cosa devi scartabellare una vita. Qua c'è qualcosa che fischia. Sì. Vediamo un attimino se riesco a trovarlo abbastanza. Eccolo qua. Allora, il primo che è intervenuto è Stefan. Stefan è il presidente del gruppo Traditie, ha detto: ciao, mi chiamo Stefan del gruppo Traditie, che fa parte degli Asatru dei Paesi Bassi, cioè Belgio e Olanda. Adesso siamo in assolata bruce, a proposito c'era un bel sole, e stiamo avendo un meraviglioso congresso delle regioni etniche. Posso assicurarvi, questo diceva per noi, che la delegazione italiana sta facendo molto lavoro per raggiungere buone risoluzioni che presenteremo all'ONU, alla Comunità Europea e ai governi locali, lì in Italia e qui in Belgio e in altri paesi. Infatti, adesso la risoluzione viene messa in linguaggio giuridico, cioè si sistema anche il linguaggio, perché una delle persone che partecipavano al congresso è un deputato del Belgio.
Infatti il congresso è sponsorizzato dal Ministero degli Esteri del Belgio ed è sponsorizzato da Città di Anversa e da privati. Fra le altre cose, una marca di birra che era la birra del trappista, pessimo nome, ma ottima birra, assicuro. E viene messo in linguaggio giuridico, poi ce lo mandano, noi lo manderemo al governo italiano, lo manderemo anche a chi sta discutendo per fare la legge, una nuova legge sulle religioni. Adesso. Poi è intervenuto Michael, un nostro amico americano che studia le religioni, che praticamente ormai è un interno del WCR. Ciao, sono felice di parlare con voi, mi chiamo Michael Straminska, sono americano e quest'anno insegno storia delle religioni in Lituania. Sono stato a questo congresso più volte, nel 1998, nel 2004 ed è bello incontrare persone di vari paesi che tentano di preservare le religioni tradizionali dei vari paesi, religioni pagane o etniche. Abbiamo avuto diverse attività, discussioni, rituali a cui i vari gruppi hanno partecipato assieme. Dopo Michael avete sentito per radio Vlasis, che ho dovuto inseguire come un centrometrista, facciamo per dire, dai. E Vlasis è un greco, fa parte del concilio delle regioni, del concilio ellenico, rappresenta il concilio supremo dei pagani ellenici. Questo è l'ottavo congresso delle regioni mondiali, del congresso mondiale delle regioni etniche. Quest'anno stiamo preparando risoluzioni molto importanti per le autorità europee, per l'ONU e per le altre autorità per la protezione delle religioni tradizionali precristiane. Il lavoro è cominciato l'anno scorso al congresso in Grecia, ora stiamo preparando queste risoluzioni e speriamo di essere ascoltati dalle autorità, di ottenere il rispetto per le religioni tradizionali precristiane in Europa e nel resto del mondo. In Grecia avevamo preparato un documento, non chiedevamo il riconoscimento ma la protezione del nostro lavoro sulla religione etnica precristiana, non solo i monumenti ma anche le tradizioni viventi. E questo era quello che avevate sentito per radio giovedì scorso. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, sai, diciamo che il fatto stesso che il WCR sia impegnato in qualcosa di concreto in un rapporto con lo Stato, con le istituzioni, significa che il paganesimo ha raggiunto una fase di stabilità, di definizione abbastanza chiara. Logicamente noi abbiamo avuto in Italia un evento come il referendum sulla fecondazione assistita, che ha fatto almeno emergere l'importanza del dibattito in campo religioso, e finalmente appunto il WCR ha dato anche questo impulso quasi in contemporanea, quasi sembrava quasi organizzato, invece non è stato organizzato ma è avvenuto perché era negli eventi, il fatto che il monoteismo in tutte le sue varianti, e lo diciamo e lo ripetiamo, cerca di imporre una morale unica. Lo farà con tutti quanti i mezzi, lo farà soprattutto con una classe politica che sarà totalmente asservita agli interessi cristiani, non agli interessi dei cittadini, e di conseguenza quelle minoranze religiose che ce ne sono e che esistono in tutti i paesi del mondo, e nei paesi occidentali in particolare, faranno un tentativo legale di venga riconosciuto anche a livello di norma quello che il paganesimo ha diritto di essere, cioè di esistere, di manifestarsi e di avere un luogo di culto o dei luoghi di culto e dei riti. Per questo è importante. D'altronde noi sabato prossimo teniamo il rituale del solstizio d'estate a Jesolo. Adesso parleremo del solstizio d'estate.